Se non amiamo nemmeno noi stessi, non possiamo pretendere di amare il prossimo e tantomeno Dio. È necessario prima comprendere in profondità la nostra mente, anche se questo ci costa molto, perché pochissimi si accettano come sono realmente. Quando abbiamo scoperto senza timore ciò che realmente pullula nei nostri più reconditi anfratti e meandri mentali, quanta superficialità ci narcotizza, quanta invidia ed odio serpeggiano in noi, quanto egoismo blocca la nostra evoluzione interiore, allora possiamo nell'umiltà chiedere al Signore che ci doni Lui l'amore che ci manca, perché ogni nostra cattiveria ed ogni forma di insensibilità è già stata annullata dalla sua amorosa passione e morte in croce.